In questo video voglio fare un paio di problemi sulle disequazioni che sono un po' spinosi e ingannevoli, e tu mi dirai, non è che tutti i problemi sulle disequazioni sono spinosi e ingannevoli, a qualche livello magari hai anche ragione, però cominciamo col primo problema. Allora abbiamo x meno 1 su x più 2 maggiore di 0. In realtà ti mostrerò due modi per farlo. Il primo modo credo, secondo me, è il più semplice. Ma ti mostrerò entrambi i metodi e quello che va bene per te, eh? Quindi, il primo modo di pensarci. Allora, se ho un qualsiasi numero diviso per un altro numero e dico che sarà maggiore di 0, dobbiamo solo ricordarci le proprietà della moltiplicazione e della divisione dei numeri negativi. In questa situazione, questa frazione sarà maggiore di 0 quando? Sarà maggiore di 0 solo se entrambi a e b, quindi se sia a oppure potremmo scrivere se a è maggiore di 0 e b è maggiore di 0. Quindi questo è un caso in cui ciò sarà sicuramente vero. Abbiamo un positivo diviso per un positivo, quindi sicuramente sarà un positivo, sarà sicuramente maggiore di 0. Oppure potremmo avere la situazione in cui abbiamo un negativo, quindi oppure potremmo avere un negativo diviso per un negativo. Se abbiamo lo stesso segno, diviso per lo stesso segno, sarà sempre positivo, no? Quindi a minore di 0 e b minore di 0. Quindi ogni volta che hai un qualsiasi tipo di espressione razionale come questa, in cui c'è un maggiore di 0, questi due casi, il numeratore e il denominatore sono entrambi maggiori di 0 oppure sono entrambi minori di 0. Quindi ricordiamocelo e facciamo questo problema. Quindi ci sono due situazioni per risolvere questo problema qui. La prima è quella in cui entrambi sono maggiori di 0. E se questo e questo sono entrambi maggiori di 0, siamo a posto. Quindi potremmo dire che la prima soluzione, magari faccio un alberello così. Quindi la prima situazione è x meno 1 maggiore di 0 e x più 2 maggiore di 0. Questo è equivalente a questo qui. Il sopra e il sotto sono entrambi maggiori di 0, quando li dividi otterrai qualcosa maggiore di 0. L'altra opzione, l'abbiamo appena visto, è se entrambi sono minori di 0. Quindi l'altra opzione è x meno 1 minore di 0 e x più 2 minore di 0. Se entrambi sono minori di 0, hai un negativo diviso per un negativo che fa positivo, che sarà quindi maggiore di 0. Quindi risolviamo entrambe queste circostanze. Allora, x meno 1 maggiore di 0. X meno 1 maggiore di 0. Se sommiamo 1 in entrambi i lati, otteniamo x maggiore di 1. E se facciamo x più 2 maggiore di 0, se sottraiamo 2 da entrambi i lati, quindi sottraiamo, e ricordati che adesso stiamo facendo questa qui, quindi otteniamo x maggiore di meno 2. Quindi, affinché entrambe queste siano vere, quindi in questo colore marrone o rosso, non so, qualunque cosa se tu pensi che sia, se entrambe queste sono vere, x deve essere maggiore di 1 e x deve essere maggiore di 2. Questa affermazione che abbiamo capito significa che x deve essere maggiore di 1 e quest'altra affermazione ci dice che x, questa qui, che x deve essere maggiore di meno 2. Ora, se x è maggiore di 1 e deve anche essere maggiore di meno 2, contemporaneamente, x deve chiaramente essere maggiore di 1. Ci sei? Sai, 0 non soddisferebbe questa cosa, perché 0 è maggiore di meno 2, però non è maggiore di 1, no? Quindi affinché qualcosa sia maggiore di 1 e di meno 2, deve essere maggiore di 1. Quindi tutto questo ragionamento qui, dove dico che il numeratore e il denominatore sono maggiori di 0, ci succede soltanto se x è maggiore di 1. Perché se x è maggiore di 1 sarà sicuramente maggiore di meno 2, no? Qualsiasi numero maggiore di 1 è sicuramente maggiore di meno 2. Quindi questa affermazione qui, questa situazione, e la possiamo persino provare. Diciamo che per esempio che x è 2. 2 meno 1 su 2 più 2 è un quarto, quindi è un numero positivo. Ora, facciamo la situazione invece dove entrambi sono negativi. Ora, se x meno 1 è minore di 0, se sommiamo 1 entrambi i lati, questa qui ci dice x meno 1 minore di 0, allora questa qui ci dice che x è minore di 1. Quindi questa restrizione finisce con questa restrizione qui. E invece quest'altra, x più 2 è minore di 0, se sottraiamo 2 da entrambi i lati, otteniamo x minore di meno 2. E quindi questa restrizione finisce così. E quindi affinché entrambi questi tizi siano negativi qui, sappiamo che il numeratore e il denominatore, in modo da farli negativi, quindi sappiamo che x deve essere minore di 1 e anche che deve essere minore di meno 2. Ora, se qualcosa deve essere minore di 1 e deve anche essere minore di meno 2, deve essere semplicemente minore di meno 2.
no? Quindi qualsiasi cosa minore di meno 2 soddisfa entrambe queste qui, quindi questo qui finisce che x potrebbe essere minore di meno 2. E ricordati che questo è un oppure, ok? O sia il numeratore che il denominatore sono entrambi positivi, oppure sono entrambi negativi. Quindi quando entrambi sono positivi finisce che x potrebbe essere maggiore di 1, oppure quando entrambi sono negativi finisce che x è minore di meno 2. Quindi la soluzione è x può essere maggiore di 1, oppure, per questa situazione qua, è per entrambi positivi, oppure x è minore di meno 2. E questa è quella per entrambi negativi. Ora, se lo volessimo disegnare sulla linea numerica, fammi disegnare una linea numerica. Quindi questo è 0, poi abbiamo 1, quindi x può essere maggiore di 1, non maggiore o uguale, quindi ci metto un cerchietto per mostrare che non includiamo l'1, e tutto quello che è maggiore di 1 soddisfa questa equazione. O qualsiasi numero minore di meno 2, quindi abbiamo meno 1, meno 2, tutto quello che è minore di meno 2 soddisfa questa disequazione, rendendo sia il numeratore che il denominatore. Eccolo qua. Okay. Sia il numeratore che il denominatore negativi. E lo puoi provare, se metti meno 3, meno 3, meno 1 fa meno 4, e meno 3 più 2, meno 3 più 2 fa meno 1, meno 4 su meno 1 fa più 4, quindi un 4 positivo. E quindi tutti questi negativi qui vanno bene. Ora, ti ho detto che ti avrei mostrato due modi per risolvere questo problema. E quindi fammi dimostrare un altro modo. Magari questo qui ti è un po' confuso, te ne faccio vedere un altro. Quindi l'altro modo, allora fammelo riscrivere. Fammi riscrivere il problema iniziale, che era x meno 1 su x più 2 maggiore di 0. Ok, allora in realtà mischiamolo un pochino, dai. Potresti applicargli la stessa logica, potremmo mettere maggiore o uguale, anzi no, sai che faccio? Lo mantengo uguale così, e il caso del maggiore o uguale lo facciamo nel prossimo video, non è che voglio mettere troppe cose, il livello di difficoltà lo mettiamo un po' alla volta, dai. Allora, quindi diciamo x meno 1 su x più 2 è maggiore di 0, semplicemente maggiore di 0. Ora, una cosa che potresti dire è, allora, ho un'espressione razionale come questa qui, magari potrei moltiplicare entrambi i lati di questa equazione per x più 2, quindi mi sbarazzo del denominatore, posso moltiplicarlo e togliermelo di torno. Però il problema è quando moltiplichi una disequazione per un numero, se moltiplichi per un positivo puoi mantenere lo stesso segno di disuguaglianza, ma se moltiplichi per un negativo devi scambiare il segno. E non lo sappiamo se x più 2 è positivo o negativo, e quindi dobbiamo fare entrambe le situazioni. E quindi facciamo la situazione dove x più 2, fammelo scrivere così, x più 2 è maggiore di 0, e poi l'altra situazione, lo faccio in un colore diverso, dove invece x più 2 è minore di 0. Quindi queste sono le due possibilità per x più 2. In realtà, in questa situazione x più 2 può mai essere uguale a 0, perché se x più 2 fosse uguale a 0, tutta questa espressione sarebbe indefinita, quindi sicuramente non è una situazione con cui vogliamo avere a che fare, perché sarebbe una situazione indefinita. Quindi queste sono le due situazioni dove poi possiamo moltiplicare entrambi i lati. Quindi se x più 2 è maggiore di 0, vuol dire che x è maggiore di meno 2. Poi possiamo sottrarre 2 da entrambi i lati dell'equazione, e quindi se x è maggiore di meno 2, x più 2 è maggiore di 0. E poi possiamo quindi moltiplicare entrambi i lati di questa equazione per x più 2. Quindi hai x meno 1 su x più 2 maggiore di 0, moltiplico entrambi i lati per x più 2, che assumo essere positivo perché questo è il caso in cui x è maggiore di meno 2, e quindi moltiplico entrambi i lati per x più 2. Questo e questo si annulla, 0 per x più 2 è semplicemente 0, e quindi mi esce fuori, ti resta x meno 1 maggiore di, questo si semplifica a 0, e quindi risolvi x, sommi 1 in entrambi i lati, e viene fuori x maggiore di 1. Quindi abbiamo visto che se x più 2 è maggiore di 0, o potremmo dire, cioè se x è maggiore di meno 2, allora x deve essere anche maggiore di 1. Oppure potresti dire se x, vabbè, insomma, può andare in tutte e due le direzioni. Però, diciamo, entrambe queste cose devono essere vere, ok? E quindi affinché x soddisfi entrambe queste due, questo deve essere semplicemente maggiore di 1, perché se è maggiore di 1, allora sarà anche maggiore di meno 2, soddisfa anche questa qui. Quindi per questo ramo otteniamo la soluzione x è maggiore di 1. E quindi questa è la situazione con x più 2 maggiore di 0. Allora, l'altra situazione è x più 2 minore di 0. Ora, se x più 2 è minore di 0, è come dire
x minore di meno 2, ok? Sottrae 2 da entrambi i lati. Ora, se x più 2 è minore di 0, quando moltiplichiamo, facciamolo, quindi hai x meno 1 su x più 2, abbiamo una diseguazione, ok? Qui c'è lo 0. Ora, se moltiplichiamo entrambi i lati per x più 2, no? X più 2 nel nostro caso è un numero negativo. Quando moltiplichi entrambi i lati per un numero negativo, devi scambiare il segno, quindi il segno maggiore diventa un segno minore, perché stiamo assumendo che x più 2 è negativo. E quindi questo si annulla, questo diventa 0, e otteniamo quindi x meno 1 minore di 0. Risolviamo x, sommiamo 1 entrambi i lati, e viene fuori e che x è minore di 1. E quindi nel caso di x più 2 minore di 0 oppure x minore di meno 2, x deve essere minore di 1. E voglio dire, sappiamo, se dici che qualcosa deve essere minore di meno 2 e minore di 1, devi dire semplicemente che è minore di meno 2, cioè questo ti basterà, no? Quindi qualsiasi cosa minore di meno 2 soddisfa anche questa qui. Però non tutto quello che soddisfa anche quest'altra. Quindi questa è l'unica restrizione di cui ci dobbiamo preoccupare. Quindi nell'eventualità in cui x più 2 è minore di 0, possiamo dire che x deve essere minore di meno 2. E questo soddisferà l'equazione. Quindi il risultato finale è x sarà maggiore di 1 oppure x sarà minore di meno 2. E quindi di nuovo lo possiamo disegnare sulla linea numerica. E quindi qui hai 1, questo è l'x maggiore di 1, e poi hai 0, meno 1, meno 2, e quindi hai x minore di meno 2, non includiamo il meno 2, così. E questo è lo stesso identico risultato che avevamo qui. Okay, quindi qualsiasi versione trovi più semplice, fai tu. Però come vedi, entrambi sono delle sfumature, devi pensare un po' a che succede quando moltiplichi o dividi per un positivo o per un negativo.